Buon pomeriggio a tutti, stiamo per iniziare i lavori della giornata di oggi insieme a Nicola Cassandro, al professor Thomas Casadei all'interno del ciclo EU Tech Labs, laboratori di cittadinanza europei, promossi dall'Associazione Mazziniana Italiana in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini e i laboratori aperti dell'Emilia-Romagna. Per oggi assumo il ruolo di organizzatore, per cui mi presento brevemente. Sono De Matteo Alice, dottoranda presso l'Università di Salerno, nel corso di studi storici e faccio parte del gruppo giovanile dell'Associazione Mazziniana. E lascio brevemente la parola a Nicola, che è stato, diciamo, il promotore, l'organizzatore del progetto appunto EU Tech Labs. Perfetto, grazie mille Alice. Allora, il progetto, l'obiettivo è quello di promuovere iniziative di educazione alla cittadinanza europea e di conoscenza dei diritti e dei doveri da essi derivanti, coerenti con la strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con il piano d'azione per la democrazia europea. E questo, diciamo, obiettivo del progetto fa parte di un bando della Regione Emilia-Romagna, a cui l'Associazione Mazziniana ha risposto appunto in cooperazione, in partnership con i soggetti che hai appena citato tu, Alice, e la Regione ha deciso di finanziarci. Quindi il progetto ecofinanziato dalla Regione ha il patrocinio della Commissione Europea Rappresentanza in Italia, che approfitto, insomma, visto che ci stiamo registrando, per ringraziare, e in cooperazione con la Domus Mazziniana di Pisa. Il progetto è nato con l'intenzione di unire tecnologia e, diciamo, momenti di dibattito. Infatti, nelle giornate che abbiamo svolto, nelle quattro città principali che sono state Forlì, Ravenna, Modena, appunto il 18 di novembre, che siamo qui a recuperare un piccolo intervento, l'ultimo intervento, e Piacenza, abbiamo diviso le giornate in laboratori tecnologici di realtà virtuale e dopo dibattiti con soggetti di spicco sull'argomento della giornata. E oggi appunto parleremo di disuguaglianze di genere in un contesto di associazioni di mutazioni socio-economiche. Possiamo appunto partire con il nostro, col nostro dibattito, con il nostro confronto. Diciamo che l'idea è stata quella di seguire un filo logico, quindi abbiamo avuto a Modena, principalmente altri tre interventi che sono stati quelli di Alessandra Righini, che ha portato un intervento storico legato alle immagini diciamo, del percorso femminile nella storia dell'arte. Elena Musiani invece ha portato l'esperienza del Centro delle Donne di Bologna. Lei è esperta di storiografia femminile e di storia femminista al Presso Università di Bologna, e Barbara De Micheli invece ha portato un'esperienza pratica, concreta di policy, come la Commissione europea sta cercando di ridurre diciamo il gap di genere, uomini e donne nel mercato del lavoro, ma anche come sta cercando di promuovere i diritti delle minoranze e delle fasce della società più deboli, attraverso tutta una serie di policy complesse e articolate. Invece oggi possiamo focalizzarci su quelli che sono i suoi temi di ricerca, professore. Quindi l'argomento lo affronterei sotto un punto di vista, diciamo, dei diritti delle donne intesi come protezione di una fascia, di una componente della società che ha un ruolo fondamentale e che necessita comunque di controbilanciamenti di quelle che sono le istituzioni che si creano nella storia, nel tempo e nelle società e che creano degli effetti appunto immediati e non indifferenti. Quindi lascio la parola per introdurre un po' il suo punto di vista su questo argomento e dopo confrontarci di conseguenza. Grazie, grazie davvero per questa occasione di incontro e anche per aver recuperato questa mia partecipazione, che è stata ostacolata da un elemento che caratterizza le nostre vite, ormai da molto tempo e che trasforma profondamente anche la società e l'economia. E sto parlando della pandemia, quindi il mio intervento
tocca un tema molto ampio, dal momento che il tempo è poco, ho deciso, diciamo, di ritagliare alcune considerazioni anche per discuterne, con particolare riferimento alle trasformazioni socio-economiche determinate dalla pandemia globale, da qualcosa che ha cambiato le nostre vite in maniera sistemica su scala planetaria, ed è un aspetto imprescindibile dell'analisi che non possiamo non considerare, ma ha cambiato anche le nostre vite. L'impatto sulle nostre vite è in parte, ahimè, prevedibile per certi versi e imprevedibile. È il virus che può colpire e può, come dire, fare capolino nelle nostre vite in ogni momento. Questo dato della vulnerabilità che caratterizza ognuno di noi, ognuna di noi, in una dimensione, diciamo, di vulnerabilità ontologica, potenziale. Tutti noi abbiamo fatto i conti, stiamo facendo i conti con una vulnerabilità che è fondamentalmente uguale per tutti e tutti, per uomini, donne, bambini e bambine, anziani, in ogni area del globo. E negli ultimi tempi, ahimè, questa dimensione è davanti ai nostri occhi. E questo, come dire, è qualcosa che ci accomuna nella vulnerabilità. Poi però c'è un impatto più specifico, più determinato, più contingente, una forma di vulnerabilità, diciamo, contestuale, che riguarda il nostro essere nella società, nel mondo del lavoro, il nostro essere più o meno esposti ai rischi, ma direi anche più o meno esposti all'impatto della pandemia nella vita quotidiana. Io mi ritrovo ad essere un docente universitario, insegno al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, mi occupo di diritti umani, di violazioni dei diritti umani, mi occupo di cittadinanza, delle nuove forme della cittadinanza, cittadinanza digitale, del divario di genere sulla cittadinanza digitale, ma da poco più di 2 anni mi ritrovo anche ad avere un ruolo istituzionale. E condivido con voi, diciamo, questo aspetto, non tanto per parlare di me, questo non è rilevante, ma per portare una testimonianza di come i ruoli istituzionali, anche quelli molto, diciamo, di scala ridotta, come il mio, a tempo determinato, su un tema che è quello della comunicazione, ma sono anche portavoce del rettore, sia stato completamente stravolto dall'impatto pandemico. Perché? Perché ci sono problemi nuovi, perché ci sono aspetti assolutamente fino a qualche tempo fa ai quali non eravamo portati sui quali non eravamo portati a riflettere, e quotidianamente ci sono questioni impellenti, urgenti, che devono essere in qualche modo affrontate e risolte. Poco fa mi ritrovavo con appunto il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, le rappresentanze studentesche, ad affrontare una serie di questioni nuove legate alla frequenza delle lezioni, ma anche ai momenti tra una lezione e l'altra, che sono attraversate da che cosa? Dal fatto che ci sono nuove normative che implicano determinati comportamenti che devono essere rispettati per prevenire, per contrastare il virus, e che ci pongono nuove questioni. Perché sono partito da qua? Perché la trasformazione in corso e questo impatto pandemico ha effetti diversi sulle diverse persone, e tra i tanti ambiti che possiamo selezionare per sviluppare un'analisi c'è quello del rapporto tra uomini e donne, con riferimento per esempio all'attività lavorativa, ma aggiungo gli studi sulle tematiche di genere mi hanno portato, grazie a molte letture, grazie anche alla messa in discussione di una certa visione dominante del lavoro e dell'attività domestica, a focalizzare l'ambito della cura, la dimensione della cura, che nel contesto pandemico dobbiamo declinare. Non è soltanto, o anzi non è prevalentemente, con riferimento agli aspetti socio-economici, la cura intesa come cura sanitaria, che è uno degli elementi, diciamo, imprescindibili con cui dobbiamo fare i conti in questa fase storica, inevitabilmente. No, la dimensione della cura, come hanno sottolineato
gli studi di genere, ma anche gli studi femministi, in particolare quelli, diciamo, maturati nell'ambito statunitense. Penso agli studi di Joan Tronto, penso agli studi di Eva Kizai, che sono studiose della società, del diritto, delle istituzioni, della politica. Ecco, la cura ha un rilievo fondamentale con riguardo all'accudimento della prole, con riguardo al prendersi cura delle condizioni di vita delle persone anziane o delle persone malate. La cura è l'organizzazione domestica. E qui c'è un tema antichissimo, il rapporto tra i generi e la sfera domestica, e il tema, come dire, degli stereotipi che poi in alcuni casi continuano a fare la realtà, ovvero di questi aspetti dovrebbe, deve, non può non occuparsi la donna. Questo è uno stereotipo antico della società patriarcale che è stato gradualmente superato in alcuni paesi grazie a tante lotte di emancipazione, ma anche a lotte che hanno portato, come dire, a vedere il rapporto tra lavoro e cura e soprattutto a come la cura e la questione della cura possa essere affrontata attraverso servizi sociali e pubblici. Pensate, per fare degli esempi, al fondamentale impatto di quelli che un tempo si chiamavano asili nido, che, come dire, in alcune regioni, in particolare in Emilia-Romagna, ma non solo, 50 anni fa, hanno segnato un cambiamento epocale nel rapporto tra la condizione femminile, la famiglia, le questioni della cura e l'accesso al lavoro. E questi, come dire, sono degli elementi che dobbiamo, a mio avviso, tenere ben presenti se vogliamo esaminare le trasformazioni socio-economiche e il mondo del lavoro, non solo quello che succede nella sfera lavorativa, ma quello che succede nella sfera della cura, nella sfera domestica, che per lunghissimo tempo è stata associata quasi naturalmente al genere femminile, al sesso femminile, l'oikos, la sfera domestica, la sfera non pubblica, la sfera dove non c'è il diritto, la politica, c'è la naturalità delle relazioni. E su questo, come dire, ancora imperniata parte della società, una società che non ha superato il patriarcato, ma anche le società che attraverso il diritto, le leggi, l'emancipazione, come dire, una visione più avanzata, più ispirata all'eguaglianza tra i sessi e tra i generi, non ha ancora definitivamente superato. E dico questo in termini di analisi generale perché se andiamo a vedere l'impatto socio-economico del Covid-19, della pandemia, noi dobbiamo farlo con riferimento ai sessi, certamente guardando quello che è avvenuto nel mondo del lavoro, ma guardando anche quello che è avvenuto nell'ambito della cura. Il femminismo, quello più recente, Joan Tronto, che è una studiosa che insegna all'università, in università statunitense, prima insegnava ad Hunter College CUNY, oggi insegna a Minnesota, dice che la cura è una questione democratica, è una questione sociale, che deve quindi riguardare cittadini e cittadine, cioè una questione pubblica in qualche modo, di cui dobbiamo farci carico tutti e tutte. Il punto è che nella nostra società, e lo abbiamo visto proprio in maniera evidente mediante l'impatto del Covid-19, ancora la cura è qualcosa che prevalentemente riguarda le donne. E sono le donne a chiedere maggiormente il part-time, sono le donne a fare alcune rinunce in ambito lavorativo perché per varie ragioni culturali, psicologiche, ma io direi anche di potere reale, sono portate, come dire, ad essere quasi predisposte ad occuparsi di questi ambiti. Non sta scritto da nessuna parte, invece. Questo è frutto, come dire, di una costruzione culturale, politica, sociale. Perché insisto su questi aspetti? Perché se noi andiamo a vedere l'impatto del Covid-19, della pandemia, sui rapporti di genere, cosa che ha fatto per esempio un economista che lavora proprio all'Università di Modena e Reggio Emilia, si chiama Tindara Dabbo, ha scritto un saggio
l'impatto della pandemia sul benessere in una prospettiva di genere e ha mostrato in questo saggio, che è raccolto in un volume Emergenza Covid-19, impatto e prospettive, Mucchi 2021, quindi un testo recentissimo, ha mostrato come l'impatto sia certamente nell'ambito del lavoro, quello che intendiamo come lavoro nei luoghi di lavoro, ma ci sia anche un impatto nel lavoro di cura e ci sia anche un impatto nella ricerca di un lavoro. Il fatto che le donne, le ragazze, siano alla ricerca di un lavoro è qualcosa, come dire, che caratterizza le nostre società. E l'impatto della pandemia ha limitato ulteriormente questa ricerca. L'impatto della pandemia ha fatto sì che alcune donne che sono state costrette a stare a casa al momento del ritorno dal lavoro si siano ritrovate senza più il loro posto di lavoro, sono state licenziate, magari come avviene in tempi molto recenti attraverso le nuove tecnologie, attraverso forme a cui non eravamo abituati. E pensiamo a questi aspetti perché disegnano un impatto che è un impatto diseguale rispetto ai sessi. Anche qui c'è un problema che riguarda tutti e tutti, la difficoltà di lavorare nel contesto pandemico, le nuove forme dello smart working, c'è qualcosa che accomuna, ma poi ci sono delle specificità, degli aspetti contestuali, degli aspetti che riguardano prevalentemente le donne. Perché? Perché la società non è paritaria, perché la società non è ancora arrivata a quei livelli di parità su scala europea che le istituzioni europee indicano come obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Faccio un riferimento e poi diamo spazio anche eventualmente a domande, a interlocuzioni, a un'indagine che è stata fatta dalla Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ed è un'indagine che ha tenuto conto di questo aspetto con riferimento all'impatto del Covid-19. Che cosa ci dice questa indagine riportata appunto nel saggio che prima ho menzionato di Tindar Addabbo? Ci dice che in media nei paesi europei la percentuale di persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia è in maggior parte di segno femminile, con un gap che si apre di più per alcuni gruppi della popolazione come i più giovani. E allora vedete un problema che riguarda la dimensione del lavoro attraverso un approccio di genere ci mostra degli effetti che sono aspetti specifici che riguardano dapprima le donne in generale e poi le donne più giovani, con quella specificità anche di una maggiore difficoltà nella ricerca del lavoro che richiamavo prima. Eurofound si chiama questa ricerca, e questa ricerca, questa indagine ha confermato l'aumento anche della percentuale di donne che abbandonano il lavoro retribuito per il maggior carico di lavoro domestico e di cura, e un maggior fenomeno di scoraggiamento nella ricerca di lavoro per le donne. Che cosa sto cercando di dimostrare, che cosa sto cercando di condividere con voi? Sto cercando di condividere quello che è un approccio e l'importanza di un approccio di genere alle questioni del lavoro, alle questioni sociali ed economiche, ma anche un approccio di genere all'impatto della pandemia. Su questo stiamo lavorando insieme ad alcune colleghe e alcuni colleghi. Stiamo organizzando dei momenti di approfondimento perché questa modalità di indagine ci può mostrare degli aspetti che sono meno visibili, che sono meno presenti, che sono meno presenti e quindi meno rilevanti nell'agenda pubblica. Ma se noi vogliamo farci carico degli indirizzi dell'Unione Europea, del perseguimento della parità di genere, beh, primo non possiamo fare queste analisi oggi senza tener conto dell'impatto della pandemia, che è un impatto strutturale e sistemico che, ahimè, segna e segnerà le nostre società, la nostra società italiana, quella europea
è quella globale. E poi non possiamo rinunciare a questo approccio. Io sono molto legato a questa modalità di analisi, che è una modalità fondamentale, che non riguarda solo, figurarsi, le studiose o le donne o alcune donne, ma l'approccio di genere, l'approccio di analisi di genere alla società, all'economia, all'impatto delle trasformazioni epocali, è un patrimonio metodologico che noi tutti e tutte dobbiamo saper praticare per vedere la realtà, perché la realtà è fatta di questi aspetti. E se vogliamo capire l'impatto del Covid-19, la trasformazione socio-economica imposta dalla pandemia, noi non possiamo vedere soltanto lo standard del lavoratore uomo che lavora in fabbrica o nella pubblica amministrazione. Dobbiamo vedere la condizione di lavoro femminile nelle diverse articolazioni. Pensate anche al lockdown, no? Nel lockdown sembrava si fosse tutti in qualche modo costretti a stare lontani dai luoghi di lavoro. Questa è una narrazione. In parte è stato così, con tutta una serie di problematiche spostate nel contesto domestico, no? La compresenza del lavoratore, della lavoratrice, del figlio, dei figli e delle figlie che dovevano seguire la didattica a distanza. Fa un po' la differenza avere un contesto domestico che consente queste cose in maniera abbastanza appropriata o non avere lo spazio, non avere, come dire, le dimensioni necessarie per fare questo. Ma anche durante il lockdown ci sono state persone, e in particolare donne, che non potevano non recarsi nel luogo di lavoro. E pensate appunto all'ambito sanitario, pensate ad alcuni settori fondamentali che, guarda caso, sono quelli spesso lasciati un po' a margine delle analisi, i servizi. Pensate alle cassiere dei supermercati, pensate alle persone, in gran parte donne, spesso migranti, che si occupano dell'attività di pulizia, cioè di cura fondamentalmente degli spazi e anche degli spazi pubblici. E sono spesso lavoratrici invisibili, sono spesso lavoratrici che si possono incrociare soltanto se ci si... se si frequentano alcuni luoghi in certi orari. L'università. L'università è stata, come dire, in parte vincolata nelle sue attività durante il lockdown, ma ha continuato a funzionare. E i luoghi continuavano ad essere puliti. E le donne, che in gran parte fanno parte delle cooperative che si occupano della pulizia, si recano al lavoro, si sono recate al lavoro anche durante il lockdown, in orari in cui non sono viste fondamentalmente da chi fruisce di quei luoghi. E questo, come dire, a me, come dire, interessa, perché ci mostra appunto delle peculiarità di genere, di fragilità legata al genere e al lavoro, che credo sia bene menzionare, capire, studiare, portare all'attenzione. Il fatto che durante il lockdown ci fossero delle persone, prevalentemente donne, che erano costrette a recarsi nel loro luogo di lavoro, correndo anche molti più rischi, ci dice di una società che anche rispetto ad alcuni elementi eguali, no? La vulnerabilità rispetto alla pandemia, ha però delle differenze, guarda caso, di genere e a volte anche con riferimento all'origine, perché chi svolge lavoro di cura, lavoro di pulizia, spesso proviene da altri mondi, da altri paesi, sono donne migranti, sono quelle che qualcuno definisce con un'espressione assolutamente non appropriata, badanti, colf. Badanti e colf sono due categorie che rimandano a condizioni di lavoro spesso sottopagato, svolto prevalentemente da donne di origine migrante. Mi fermo qua perché ho cercato di mostrare alcuni punti e chiedo se ci sono osservazioni, domande, rilievi a quello che ho detto. E poi ovviamente posso proseguire in questa analisi che focalizza le trasformazioni socio-economiche a partire
dall'impatto della pandemia, che mi sembra anche un modo per sviluppare quel percorso che negli altri incontri ha portato dalle immagini, dalla storia al lavoro della Commissione europea, partito ben prima dell'impatto pandemico, ma oggi noi non possiamo ragionare di questi temi senza fare i conti con questa realtà, con questa durissima realtà. Ringrazio allora professor Casadei per questa relazione veramente ricca di suggestioni e soprattutto una lettura della pandemia che è stata molto chiara e direi anche utile ai non, diciamo, specialisti del lavoro, perché ci dà delle chiavi interpretative che forse troppo spesso proprio nei nostri giorni diciamo, non sono ben recepite o ben spiegate, diciamo, al pubblico più generale. Quindi la mia curiosità soprattutto è magari una lettura, questa volta però rivolta a uno specialista, e quindi lei ha parlato di novità, di impatto, andandosi nello stesso tempo a riferire appunto a quella costruzione politica e culturale, sociale, diciamo del gap di genere. E quindi io le volevo chiedere se questa tensione tra diciamo un antico stereotipo, un'antica modalità di lettura della società e l'impatto proprio nel suo senso della parola, cioè il fatto di essere accaduto adesso, di aver portato delle questioni nuove, quanto questa novità sarà letta tale nell'immediato futuro. Ottima, ottimo intervento, perché qui ci sono degli elementi che a mio avviso sono molto importanti, che rimandano proprio alla dimensione europea. C'è un bellissimo articolo di Germana Di Domenico che si trova facilmente in un portale molto interessante, molto utile, che è il portale In Genere, un portale che raccoglie contributi, articoli di natura sociologica, economica, giuridica, istituzionale e politica. E in questo articolo costruisce brevemente un confronto sul rapporto tra genere e ripresa, diciamo dopo il primo impatto della pandemia, confrontando sei diversi paesi: l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, il Portogallo, la Grecia. E questo è interessante perché? Perché ci riporta al tema dei divari di genere, alle forme di diseguaglianza di genere, che hanno trovato spazio in alcune indicazioni dell'Unione Europea e nella costruzione dei piani nazionali, appunto quei piani di cui si è discusso, discuterà, che sono piani fondamentali perché mettono a disposizione risorse dell'Unione Europea per fare fronte all'impatto pandemico in un'ottica di ripresa, cioè di contrasto rispetto a questo impatto, con un'attenzione specifica al genere. Per esempio, per essere, diciamo, concreti, Spagna, il Portogallo, ha deciso di dedicare alcune risorse del proprio piano, della costruzione del proprio piano, al contrasto alle violenze di genere, alle violenze maschili contro le donne. Perché? Perché nel contesto pandemico, anche qui un'analisi di genere ci ha mostrato, e di questo parla nel suo contributo Tindar Adabbo, oltre alle cose che vi dicevo prima, ci ha mostrato un aumento della violenza maschile contro le donne nel contesto domestico. È perché? Perché la convivenza forzata negli stessi spazi per più ore, senza la possibilità di uscire e di andare a lavorare, ha determinato in situazioni già gravi, già difficili, un aumento delle pratiche, delle forme di violenza. Badate bene, la violenza, come ci dice la Convenzione di Istanbul, non è solamente e duramente la violenza fisica, è la violenza verbale, la violenza psicologica, la violenza economica. E la pandemia ha fatto aumentare queste situazioni. È interessante il fatto che alcuni stati abbiano pensato, per far fronte a questo impatto negativo, di utilizzare alcuni fondi per rafforzare i piani di prevenzione
della violenza maschile contro le donne. Questo è un esempio, ma è un esempio che ci dimostra però come l'assumere un determinato approccio possa determinare diverse strategie, sono strategie istituzionali, politiche, di scelta, che possono essere anche diverse tra loro. Infatti in questo articolo si mostrano, come dire, degli elementi in alcuni casi di affinità tra questi piani e in altri casi invece di differenza. Un passaggio, visto che questo percorso riguarda l'Europa, la regione Emilia-Romagna, i territori, cioè un'ottica multilevel, no? che diciamo cerca di esaminare le questioni ma anche le strategie tenendo insieme i diversi contesti. Qui l'articolo che richiamavo appunto di Germana Di Domenico ci parla delle ultime raccomandazioni della Corte dei Conti europea, l'ECA. E in che cosa consistono queste raccomandazioni? Consistono nell'evidenziare la necessità di rafforzare la valutazione dell'impatto di genere rispetto all'utilizzo delle risorse investite nei piani comunitari. Questa era già, come dire, un'acquisizione pre-pandemica e ora però nel contesto pandemico noi possiamo, come dire, declinare questo tipo di indirizzo con riferimento a diversi ambiti: lavoro, cura, ma anche prevenzione della violenza di genere. E questo credo sia la dimostrazione di come ci siano sfide nuove che sono anche declinate in maniera inedita in seguito all'impatto della pandemia, ahimè, di un impatto della pandemia che ormai ha conosciuto diverse fasi. Si parla di diverse ondate dal punto di vista, diciamo, epidemiologico, ma a queste ondate dal punto di vista epidemiologico corrispondono fasi diverse di impatto della pandemia in termini sociali, economici, di risposta istituzionale. E io penso che l'Europa, quella che è l'Europa che a me piace, cioè un'Europa che non mi piace, che è quella che tiene fuori dalle frontiere le persone migranti. Quella è un'Europa che è la fortezza Europa, quella che respinge, quella che è l'Europa che va contro se stessa, è l'Europa che in qualche modo pensa che sia possibile fare delle frontiere un muro. È Saskia Sassen che parla della fortezza Europa. Quella è un'Europa che io personalmente non apprezzo, che contrasto, ma c'è un'Europa invece che apprezzo ed è l'Europa che si fa carico con una strategia di insieme di una risposta alla pandemia che va incontro ai bisogni diversi delle persone, anche delle cittadine europee, con riferimento agli aspetti che ho toccato. Su questo tema dell'impatto del genere nella costruzione delle strategie di ripresa, può essere interessante andare a vedere e che Francia e Italia hanno previsto di investire alcune diciamo risorse in alcune azioni che guarda caso riguardano la presenza femminile nelle posizioni apicali nella pubblica amministrazione. La Francia ha definito un piano d'azione che possa portare a questi esiti. E io penso che sia qualcosa di interessante, perché ci porta a guardare il sistema economico anche, diciamo, nella sua dimensione organizzativa, di management, di organizzazione, diciamo, con riferimento appunto ai vertici, con uno sguardo di genere. È l'approccio di genere che va a toccare anche i ruoli di direzione nel sistema non soltanto politico-istituzionale, ma nel sistema della pubblica amministrazione, in alcuni casi anche, pensiamo ai paesi dell'Europa del Nord, soprattutto del Nord Europa, con riferimento ai consigli d'amministrazione del sistema anche economico pubblico. Questo per richiamare, diciamo, altre sfide, per confermare che l'approccio di genere è un approccio rilevante, presente, che orienta le scelte dell'Europa,
come Unione Europea, ma che poi ha declinazioni anche diversificate nei singoli stati. E questo è uno degli aspetti, diciamo, che rappresenta la fase attuale dell'Europa, l'Europa che si sa muovere come Unione e l'Europa invece che regredisce, per chi è un federalista europeo convinto come me, a sommatoria di singoli stati. E questo non è lo spirito dell'Unione Europea. Ho una posizione un po' ambivalente sull'Europa, mi permetto di condividerla in maniera molto franca, perché penso, quando discutiamo di Europa, che occorra mettere a fuoco ciò che è coerente con lo spirito dell'Unione e col percorso di costruzione dell'Unione Europea, che determina anche indirizzi molto positivi con riferimento appunto al genere. Sicuramente sono state fatte grandi azioni di promozione della parità, ma penso anche alla Convenzione di Istanbul che prima richiamavo, ma poi c'è una compresenza di processi, di tendenze, di linee d'azione che riguardano i singoli stati che non vanno nella direzione dell'Unione. E questo può riguardare i singoli ambiti e certamente con riferimento alle questioni migratorie, il fatto che ben 12 paesi europei abbiano pensato addirittura e chiesto di costruire un muro, di erigere un muro, una barriera per respingere persone migranti, segna, vuol dire, questa compresenza sommatoria degli stati nazionali sovrani, la sfida del sovranismo o riaffermazione dei principi dell'Unione Europea. E guardate, questa questione riguarda anche le questioni di genere, perché sono alcuni stati sovranisti che mettono in discussione la Convenzione di Istanbul e vogliono recedere se l'hanno sottoscritta o confermano di non volerla ratificare. Quindi la questione del genere è una questione che ci aiuta, secondo me, a leggere in maniera problematica le trasformazioni sociali, economiche in corso, a leggere l'impatto della pandemia, ma anche a leggere le culture politiche che oggi caratterizzano lo scenario europeo con riferimento ai singoli stati. Ungheria, Polonia, Austria, potrei continuare, sono paesi che oggi segnano una, come dire, dialettica culturale politica che può essere letta anche attraverso la chiave del genere, oltre che attraverso la chiave del rapporto con i fenomeni migratori. La ringrazio per questa ricchissima precisazione, più che risposta, e innanzitutto anche per il fatto di appunto aver messo in evidenza la necessità di questa lettura su più piani, una lettura veramente complessa, dove effettivamente l'approccio di genere non è una semplificazione, ma è un'aggiunta a questa complessità, che però è uno degli strumenti che può appunto aiutarci in questi, con le nostre problematiche dell'oggi. Chiedo quindi a Nicola se ha un intervento. Sì, assolutamente. Ho un intervento un po' più di natura economica. Prima ho saltato la mia introduzione, ma sono un dottorando anche io presso l'Istituto for Employment Research di Norimberga. E volevo concentrarmi appunto su questa idea della cura, le decisioni del come allocare il tempo delle famiglie. Quindi se le donne sono più propense a dover occuparsi della cura degli anziani, dei bambini, dei malati, eccetera, eccetera. Associo questa idea della cura all'idea del dono, mi piace un pochino pensarla così, però questo ha degli effetti economici che portano a, diciamo, una segregazione femminile in determinate occupazioni, che è un po' il problema di cui abbiamo parlato. Si vede effettivamente con la pandemia il ruolo fondamentale delle donne nelle occupazioni sanitarie, per esempio.
Ma la mia domanda è, vista questa segregazione che diciamo si alimenta e alimenta diciamo questo circolo vizioso per cui le donne sono circoscritte in occupazioni a basso reddito, con poche prospettive, eccetera, eccetera, eccetera. Le volevo chiedere se questi nuovi problemi di cui abbiamo parlato, quindi la pandemia, che pone quindi a livello anche un pochino mazziniano di fronte a noi nuovi diritti e nuovi doveri in qualche modo, avranno un impatto di genere nel determinare una riduzione di queste segregazioni e quindi le chiedo un po' qual è la sua prospettiva per il futuro, cioè che cosa davvero potrà succedere, quali sono tre filoni su cui noi dobbiamo magari concentrarci anche come ricercatori nell'applicazione storica per Alice e economica dal mio punto di vista. Prego. Beh, questa è, come dire, è una domanda molto affascinante ma anche molto impegnativa. Mi permetto di toccare un aspetto, perché la prospettiva mazziniana, che è una prospettiva fondativa della cultura dell'Unione Europea, tra le tradizioni, tra le culture politiche che, come dire, in qualche modo prefigurano l'idea di un'Unione Europea, certamente il mazzinianesimo è una cultura decisiva, fondamentale. Anche qui però è interessante andare ad indagare il mazzinianesimo attraverso la chiave di genere. E c'è in Italia un aspetto rilevantissimo che è stato messo a fuoco da alcune storiche con le quali peraltro ho la possibilità di dialogare. Era con voi la collega Musiani, con la quale, diciamo, proprio di recente abbiamo cominciato un lavoro di questo tipo, volto a valorizzare quanto la genesi del movimento emancipazionista e femminista italiano sia debitrice di alcune intuizioni e anche, mi permetto di dire, di alcune interpretazioni del pensiero di Mazzini, una radice fondamentale che poi quella che porta ad Anna Maria Mozzoni. Lì c'è Mozzoni interessantissima, perché in chiave storica ci mostra anche come repubblicanesimo e socialismo in una chiave di genere possano essere, come dire, accomunate in alcune fasi peraltro straordinariamente importanti. Quindi la chiave di genere è molto interessante anche nello studio delle culture politiche, diciamo, a livello di contesti nazionali, ma anche di contesti europei e internazionali. Quindi c'è moltissimo lavoro da fare anche per andare a rileggere, reinterpretare non solo le singole culture politiche, ma anche, come dire, i momenti di intersezione, di connessione, ma anche di conflitto nelle diverse fasi storiche, nella, diciamo, prospettiva di un'indagine sulle questioni di genere e quindi l'orario di lavoro. Ma pensate, le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono le suffragette che mettono in questione il tema della fabbrica e delle condizioni di lavoro in fabbrica, con riferimento non soltanto ai salari, ma con riferimento alle violenze, a quelle che oggi abbiamo configurato giuridicamente come molestie sessuali nei luoghi di lavoro, e al contempo chiedono diritti politici. È interessantissimo questo. Le suffragette, il suffragismo non è solo ed esclusivamente rivendicazione dei diritti politici, come una certa rappresentazione stereotipata ci ha trasmesso di questo straordinario movimento di emancipazione. Le suffragette, e qui il film recente che ha riportato, grazie ad un lavoro storico, all'attenzione la storia del suffragismo, lo ha mostrato molto bene, non sono impegnate solamente nella piazza e nello spazio pubblico per rivendicare diritti politici. Questa è una parte fondamentale, ma sono impegnate anche nel migliorare le condizioni di lavoro nella fabbrica. E aggiungo, come fa poi anche Anna Culiscio, Finitalia, da esponente della tradizione socialista ed emancipazionista, si pongono la questione della condizione dei bambini e delle bambine. Nelle prime battaglie di Anna Culiscio, la questione della donna è sempre associata alla condizione dei minori, e guarda caso una delle prime proposte di legge che, diciamo, approda alla discussione pubblica e politica grazie ad Anna Culiscio in Italia
relativamente alla emancipazione femminile, parla anche della condizione di lavoro dei bambini e della necessità di ridurre l'orario di lavoro. In quel contesto si parlava di riduzione dell'orario di lavoro perché era quasi scontato che i bambini, soprattutto quelli delle famiglie proletarie, dovessero lavorare. È un altro mondo, un'altra storia. Però, come dire, è una storia che a mio avviso va riletta attraverso questa chiave del genere, così come hanno insegnato in Italia, in particolare le storiche, l'Associazione delle Storiche, che ha portato l'approccio di genere nello studio dei grandi avvenimenti, ma anche delle dei grandi avvenimenti politici, istituzionali, ma anche nelle trasformazioni socio-economiche che ad essi si combinano. Ma poi c'è la sfida del presente e del futuro, non mi voglio sottrarre, perché la domanda, diciamo, era incentrata prevalentemente su questo aspetto. Io non so cosa succederà, so che cosa mi piacerebbe che potesse avvenire, ed è qualcosa che peraltro lo sciopero globale dell'8 marzo, promosso da molte organizzazioni femminili e femministe, sta cercando di portare all'attenzione della società oltre che delle istituzioni. È significativo il fatto che in questi anni di pandemia anche questa importantissima iniziativa abbia, come dire, conosciuto una difficoltà organizzativa e anche di visibilità nel dibattito pubblico politico, ma chi lavora a questa rete transnazionale, internazionale, oltre che europea, per esempio, ha messo a tema il rapporto tra impatto della pandemia e cura e riproduzione sociale, insomma le questioni che prima richiamavo. Questo movimento è un movimento importante, così come è importante l'approccio femminista ai temi della cura, perché ha, a mio avviso, portato all'attenzione un aspetto che è decisivo, ovvero il fatto che la cura è una questione politica, la cura è una questione sociale, la cura è una questione democratica. La pandemia ci dice che la cura è un elemento strutturale, fondamentale, fondativo della nostra società. E allora chi si occupa di cura deve essere retribuito. Primo punto, perché troppo spesso ancora il lavoro di cura è un lavoro non retribuito. E badate bene, un lavoro non retribuito, per chi appartiene ad una certa cultura politica e istituzionale, non è lavoro, è sfruttamento. Il lavoro non retribuito non è lavoro, è sfruttamento. Poi nella narrazione e nella, come dire, dinamica dei rapporti di potere possiamo dire che è lavoro. Ma per quella che è la cultura del Novecento, la cultura costituzionale, repubblicana e democratica, la cultura dei diritti sociali, il lavoro senza retribuzione è sfruttamento, e le donne, e non solo le donne, spesso le donne migranti, spesso le bambine o i bambini, oggi anche in Europa, anche in Italia, sono sfruttati. Perché? Perché il loro lavoro non è adeguatamente retribuito. E questo secondo me è un passaggio chiave, cioè portare la cura ad un riconoscimento culturale pubblico e sociale che determini una giusta, una retribuzione laddove non c'è, ed una giusta, adeguata e anzi io direi più significativa retribuzione. Perché se io do riconoscimento a questo tipo di attività, lo faccio in termini culturali, con l'apprezzamento, con, come dire, un qualcosa che sottolinea l'importanza di queste attività, ma poi anche con una dimensione di tipo economico-materiale. E questi sono due elementi che a mio avviso vanno tenuti insieme. La dimensione culturale simbolica e la dimensione materiale, economica e sociale. A volte i femminismi, al plurale, gli approcci di genere, ma a me interessano in particolare i movimenti femministi, su questi aspetti prendono vie diverse. C'è il femminismo cosiddetto della differenza che lavora sul simbolico e che ritiene che le istituzioni, il diritto fondamentalmente siano sempre espressione del patriarcato, e c'è una concezione
che è quella che in parte abbiamo richiamato con Anna Maria Mozzoni, con Kulishov, con le suffragette, con le madri costituenti, potremmo proseguire, che fondamentalmente si sofferma sulla dimensione politico-istituzionale. Sono due aspetti, a mio avviso, entrambi importanti. Oggi è possibile tenere insieme questi aspetti, cioè tenere insieme una dimensione simbolica, culturale, ciò che fa l'immaginario, ma anche collegare a questo tipo di concezione, di rappresentazione, di immaginario, iniziative, scelte, rivendicazioni politiche, istituzionali. E la cura lo consente, perché se noi riconosciamo culturalmente la centralità delle attività di cura, come dice Joan Tronto, come questione democratica, non come questione delle donne, come questione che riguarda le istituzioni, allora possiamo fare un lavoro di valorizzazione, di riconoscimento, e nello stesso tempo, se qualcosa vale, deve avere anche un adeguato riconoscimento in termini di retribuzione per chi svolge quel lavoro. Che è la stessa cosa che io farei per chi svolge l'attività di cura in ambito sanitario. Ma è mai possibile che le infermiere e gli infermieri, e lo abbiamo visto nel contesto pandemico, che svolgono un ruolo centrale, fondamentale, debbano avere retribuzioni non sufficientemente adeguate per il tipo di lavoro, la fatica del lavoro e, come dire, l'importanza del lavoro? E questo per me è un problema. È lo stesso problema che si ha nel mondo dell'insegnamento e della scuola. Perché c'è stato e c'è, a mio avviso, c'è una forma di regressione nel mondo formativo, perché c'è meno riconoscimento di quelle attività, delle attività di formazione, del sapere, della scuola, di chi opera all'interno di quel mondo, e c'è anche in qualche modo una retribuzione che è una retribuzione, come dire, di basso profilo, che tende a, come dire, non valorizzare quella fondamentale attività che, come dire, i grandi pensatori e le grandi pensatrici dell'Ottocento ritenevano come una dimensione fondamentale l'educazione. Abbiamo menzionato Mazzini, potremmo citare altri autori, ma il fatto che la cittadinanza si costruisce a partire dall'educazione, come dire, è un patrimonio che a mio avviso vale ancora oggi, solo che è un patrimonio non adeguatamente valorizzato, e chi opera in quel settore ha retribuzioni a mio avviso non adeguate, che sono frutto di scelte politiche, ma anche di rappresentazioni culturali. Ecco, secondo me i femminismi devono dialogare e, come dire, unire le loro acquisizioni per trasformare realmente la società all'insegna del riconoscimento delle differenze tra i sessi, tra i generi, ma all'interno della promozione di un'eguaglianza di tipo economico, sociale e politica. E questi due aspetti, secondo me, devono bilanciarsi. Grazie mille, professore. Grazie mille per la risposta. Sì, anch'io la ringrazio soprattutto per questa chiarezza espositiva, che potremmo ascoltarla per ore, direi, sì. Ma non è il caso comunque. E soprattutto anche per tornare su aspetti diciamo più o meno conosciuti legati alla storia politica, anche perché mancando quella mancherebbe la possibile comprensione ad esempio della dimensione culturale e politica che lei ha spesso menzionato, oppure appunto poter ragionare a livello istituzionale di cosa significa democrazia e tutto ciò che ne deriva. Quindi Nicola, penso che il tempo che ci eravamo dati l'abbiamo coperto in maniera ottima, direi, anche di discussione. Assolutamente. Scusatemi, visto che so che questo materiale sarà messo a disposizione anche per percorsi, diciamo, di discussione, di formazione, mi permetterei di precisare alcuni riferimenti che ho fatto in modo tale che magari siano materiali che possano essere reperiti facilmente. Ho scelto materiali diversi volutamente, uno facilmente accessibile, appunto questo portale in genere, è un portale a mio avviso straordinariamente utile proprio perché è facilmente accessibile,
ed è costruito tenendo sempre un approccio di genere sulle questioni, in particolare questioni economiche, istituzionali, politiche. Ho fatto riferimento ad un saggio che era appunto sull'Europa e sulla ripresa, ma per esempio c'è un altro articolo molto interessante sull'impatto della pandemia fuori dall'Europa, cioè nel contesto del Brasile di Bolsonaro. E lì vediamo che cosa significa una scellerata modalità di non affrontare la pandemia e l'impatto che in quel paese ha la pandemia non solo sui brasiliani, tutti, sul popolo brasiliano, ma anche sulle donne, con una serie di scelte che sono veramente molto, molto criticabili dal mio punto di vista, e volutamente faccio questa analisi perché il Brasile di Bolsonaro è un Brasile che si è molto allontanato dai principi fondativi dello Stato democratico di diritto e da una democrazia avanzata. E questo per, come dire, consentire anche un parallelismo tra ciò che avviene in Europa e ciò che avviene in paesi importanti come per esempio il Brasile. E l'autrice qui è Ana Luisa Matos de Oliveira, è un breve articolo che mostra, come dire, quanto sia difficile la ripresa in Brasile dopo l'impatto devastante del Covid-19 in seguito a scelte sbagliate dal punto di vista politico-istituzionale. Ho fatto poi riferimento a un saggio di Tindara Dabo, che è un saggio di una appunto economista che lavora però da tempo mettendo in atto il metodo, diciamo, il capability approach, quello di Amartya Sen, di Martha Nussbaum e, diciamo, del femminismo, diciamo, contemporaneo. E questo saggio è all'interno di un volume che mostro, che è un volume Emergenza Covid-19, impatto e prospettive, che è stato curato dal rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dal prefetto, che ha insieme alle istituzioni in qualche modo affrontato la fase più dura del lockdown. È frutto di un tavolo di lavoro che ha tenuto insieme studiosi e studiose dell'università e istituzioni del territorio. Io penso che questo sia, come dire, un aspetto interessante. C'è un volume che ha cercato di studiare, mentre, come dire, l'impatto della pandemia era davanti ai nostri occhi, vari ambiti, tra cui quello del genere. Poi ci sono altri contributi che riguardano l'impatto della pandemia con riferimento al mondo dell'educazione, la cosiddetta didattica a distanza, ma anche gli effetti del divario digitale durante la pandemia, che si collega ai temi della cittadinanza. Ancora il tema del pensiero irrazionale, delle fake news, della cosiddetta infodemia, la psicopatologia, tutti quegli aspetti che oggi portano alcune persone a negare l'esistenza stessa della pandemia, e via discorrendo. Non voglio annoiarvi, però, come dire, ci tenevo a mostrarvi quello che può essere uno strumento di analisi dell'impatto pandemico e ovviamente con riferimento al saggio di Tindara Dabo anche delle trasformazioni socio-economiche in una chiave di genere. Scusatemi, ma questa era un po' la bibliografia essenziale che forse può servire per chi vuole approfondire, discutere e anche esaminare criticamente alcune delle cose che ho provato a condividere, che sono ovviamente delle interpretazioni, delle analisi anche molto orientate in alcuni casi, che sono sottoposte al dibattito e ovviamente alla critica.